nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi come tua cara figlia nelle tue braccia, perché nel divino spirito più ardente in questo mese a te consacrato, in questo tempo a te consacrato la grazia più grande che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi come figlia tua a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato da tutti i buoni. Perciò, sovrana regina, a te mio figlio, a ciò che guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta alla tua mano materna che darà tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicura di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Il quarto passo della divina volontà, della divina volontà, della regina del cielo, la paura. Figlia mia, se tu sapessi quanto amo di tenerti stretta fra le mie braccia, poggiata sul mio cuore materno, per farti ascoltare i celesti arcani del fiat divino. E se tu tanto sospiri ad ascoltarmi, sono i miei sospiri che fanno eco nel tuo cuore, e la tua mamma, che vuole la figlia sua, che vuole affidarle i suoi segreti e narrarle la storia di ciò che operò in me la divina volontà. Figlia del mio cuore, prestami attenzione. È il mio cuore di madre che vuole sfogare con la figlia sua. Voglio dirti i miei segreti, che finora non sono stati rivelati a nessuno, perché non era suonata ancora l'ora di Dio, che volendo dargire alle creature grazie sorprendenti che in tutta la storia del mondo non ha concesso, vuole far conoscere i prodigi del Fiat Divino, quello che può operare nella creatura se si lascia dominare. Perciò può mettere me in vista di tutti come modello, perché ebbi il grande onore di formare la mia vita tutta di volontà divina. Ora sappi, figlia mia, che non appena concepita misi in festa la divinità. Cielo e terra mi festeggiarono e mi riconobbero per loro regina. Io restai talmente immedesimata con il mio creatore che mi sentivo nei domini divini come padrone. Già io non conobbi che cosa fosse separazione con il mio creatore. Quello stesso volere divino che regnava in me, regnava in loro, le divine persone, e ci rendeva inseparabili. E mentre tutto era sorriso e festa tra me e loro, io vedevo che non si potevano fidare di me se non avevano una prova. Figlia mia, la prova è la bandiera che dice vittoria. La prova mette al sicuro tutti i beni che Dio ci vuole dare. La prova matura e dispone l'anima per acquisti di grandi conquiste. Ed anche io vedevo la necessità di questa prova, perché volevo attestare al mio creatore per contraccambio dei tanti mari di grazie che mi aveva dato un atto di mia fedeltà che mi costasse il sacrificio di tutta la mia vita. Quanto è bello poter dire: mi hai amato e ti ho amato. Senza la prova non si può dire giammai. Ora dunque sappi, figlia mia,
che il fiat divino mi fece conoscere la creazione dell'uomo innocente e santo. Anche per lui tutto era felicità. Teneva il comando su tutta la creazione e tutti gli elementi erano ubbidienti ai suoi cenni. Come in Adamo regnava il volere divino, in virtù di esso anche lui era inseparabile dal suo creatore. Ai tanti beni che il Dio gli aveva dato, per avere un atto di fedeltà in Adamo gli comandò che non toccasse un solo frutto dei tanti che c'erano in quelle terrestri. Era la prova che Dio voleva per confermare la sua innocenza, santità e felicità e per dargli il diritto al comando su tutta la creazione. Ma Adamo non fu fedele nella prova. E non essendo fedele, il Dio non si potette fidare di lui. E perciò perdette il comando, l'innocenza, la felicità e si può dire che capovolse l'opera della creazione. Ora sappi, figlia del mio cuore, che nel conoscere i gravi mali della volontà umana in Adamo e in tutta la sua progenie, io, la tua celeste madre, sebbene appena concepita, piansi amaramente ed accalde lacrime sull'uomo decaduto. Ed il volere divino nel vedermi piangere mi domandò per prova che gli cedessi la mia volontà umana. Il fiat divino mi disse: non ti chiedo un frutto come ad Adamo, no, ma ti chiedo la tua volontà, tu la terrai come se non la avessi, sotto l'impero del mio volere divino, che ti sarà vita e si sentirà sicuro di fare ciò che vorrà di te. Così il Fiat Supremo fece il quarto passo nell'anima mia, domandandomi per prova la mia volontà, aspettando da me il mio Fiat e l'accettazione di una tale prova. Ora, domani, per noi il mese prossimo, ti aspetto di nuovo sulle mie ginocchia per farti sentire l'esito della prova. E siccome voglio che imiti la mamma tua, ti prego da madre che non rifiuti mai nulla al tuo Dio, ancorché fossero sacrifici che ti durassero tutta la vita. Il non smuoverti mai nella prova che Dio vuole da te, la tua fedeltà è il richiamo dei disegni divini su di te, è il riflesso delle sue virtù. E come tanti pennelli formano dell'anima il capolavoro dell'ente supremo. Si può dire che la prova presta la materia nelle mani divine per compiere il loro lavorio nella creatura. E di chi non è fedele nella prova, Dio non sa che farne. Non solo, ma scompiglia le opere più belle del suo creatore. Perciò, figlia mia cara, si attenta. Se tu sarai fedele nella prova, renderai più felice la mamma tua. Non mi far stare in pensiero, dammi la parola ed io ti guiderò, ti sosterrò in tutto come a figlia mia. Bene, questa è la quarta meditazione di questo capolavoro che è la Vergine Maria, la Regina della Divina Volontà, e ci ricorda fondamentalmente che anche la Santa Vergine della Divina Maria fu sottoposta a una prova, così come furono sottoposti i nostri progenitori. Lo sfondo di questa meditazione, ampiamente attestato dalla tradizione autorevolissima della Chiesa, è quello di Maria come nuova Eva. Già Sant'Ireneo, uno dei padri molto famosi dei primissimi secoli, presentava la coppia Adamo ed Eva e la coppia Gesù-Maria come nuovo Adamo e nuova Eva, che in tutto avrebbero dovuto capovolgere ciò che era stata l'esperienza dei nostri progenitori, rimessi
redenzione, anche l'umanità santissima di nostro Signore Gesù Cristo era ovviamente innocente e priva di colpa anche d'origine, dovevano però capovolgere completamente l'operato dei nostri progenitori. È molto interessante, partiamo un po', andiamo in ordine, quello che a un certo punto Dio dice a Maria Santissima, o meglio Maria Santissima dice di Dio, che chi non è fedele nella prova, Dio non sa che farci. La prova è anche l'attestato reale della nostra libertà, perché tutto quello che noi facciamo nei confronti del Signore deve essere liberamente e volontariamente scelto, vissuto e assunto. Quello che ho chiesto alla Madonna, che è una cosa molto grossa, è di vivere come se non avesse la volontà propria. E quando lei dice a Luisa, bene, fai come ho fatto io, significa che tu a Dio non devi rifiutare nulla. Dobbiamo scrivere questo nulla a caratteri cubitali, in primo luogo nella mente e anche da qualche parte dentro la casa. Non ci sono limiti. Quindi, ma non a chiacchiere, a fatti, perché tutti quanti siamo, non tutti, diciamo qualcuno con un po' di fervore va davanti al Signore e dice, beh, io sono pronto a tutto. Ecco, questo qualcuno lo fa. Andiamo sempre più restringendo l'ambito delle... Dico qualcuno, sei pronto a tutto? Beh, se Dio ti chiede tuo figlio che te lo toglie improvvisamente tra 5 minuti, sei pronto? Perché c'è vedi? Capite il senso, non è che uno sta dicendo. Se Dio ti chiede una persecuzione più tremenda, la calunnia, il tuo onore calpestato, infangato, ingiustamente, tu glielo dai. Se Dio ti chiede che tra 3 minuti ti diagnosticano un tumore di quelli che altro che il mio amico Francesco che ti stendono dentro un letto da dolori atroci, che sai quando ci entri, non sai se e quando ci esci, ci potresti uscire anche orizzontale tra dolori atroci, lo fai questo qui. Questo deve essere oggetto della nostra preghiera personale, cioè, ricordiamo sempre che il regno della divina volontà è questo, ti chiede la rinuncia alla cosa più cara che c'è nel mondo, alla cosa più preziosa, fosse anche spirituale, perché pure da quello dobbiamo essere distaccati, pure da quello dobbiamo essere distaccati. Lo fai? Capite? Cioè, entrare nel regno, e questo non è ancora entrare nel regno della divina volontà, e questo è, diciamo, la base, quello che già tutti i santi più o meno interiormente hanno vissuto. Non rifiuti mai nulla a tuo Dio, ancorché fossero sacrifici che ti durassero tutta la vita. Se fai un incidente e ti si spezza il midollo e stai tutta la sera sulla vita, sulla sedia a rotelle, te lo offre il Signore. Se perdi completamente l'autonomia, se passi una vita a letto che non ti puoi lavare, non ti puoi vestire, ti devono cambiare, ti devono fare bisogni, tutte queste cose qui, tu lo offri al Signore. Andiamo avanti, la fantasia, ecco, però io vi dico da povero prete che questa è un'ottima orazione da fare davanti a Gesù Cristo. Lo si mette, tranquillo, dice bene, cominciamo. Io sono pronto Signore A, con il tuo aiuto, certamente con la tua grazia, sono pronto Signore A, sono pronto Signore A. Già questo è molto, quelli che lo fanno a chiacchiere sono pochi, quelli che scendono nei particolari sono ancora più pochi. Poi andiamo proprio a contarli su due mani, quelli che lo fanno, perché dopo l'hanno offerto, domani sul tumore trovano sul serio, poi io vedo che fai. Non immaginiamo queste cose come Dio che si diverte a farci soffrire, spero di star parlando insomma a persone che non sono bambini nella fede, no? Però anche io da queste cose non si tratta di questo, no? Dio non si diverte a farci soffrire. Queste offerte, se anche Dio dovesse chiederci cose così grandi, sono sempre gloria per Lui, gloria per noi e bene per gli altri, lo sappiamo, che la croce c'è un valore soprannaturale. Dietro questa cosa, se Dio vuole che tu cambi 100 anni in buona salute, senza persecuzioni, che gli servono altre cose da te,
Questo è. E nella volontà di Dio si proprio riposa nella maniera più assoluta, perché non si può opporre nulla alla divina volontà. Cioè Dio lascia fare alcune cose che non sono anche perfettamente conformi al suo volere, no? Quella che noi chiamiamo, per distinguerla da ciò che Dio vuole in senso stretto, la volontà permissiva di Dio. Ma se Dio una cosa non la vuole, quella cosa non succede. E se Dio una cosa la vuole, se la mette in testa, ci vuole essere tutto il finimondo, tutto l'inferno che si mette alle traverse, ma quella cosa è. Questo dobbiamo mettere bene in testa, questo qui. Nonostante tutte le opposizioni di questo mondo e quell'altro, e Dio riesce a fare questo senza violare nessuna libera volontà, bisogna chiedere a lui come fa queste robe qui, ma ci riesce, d'accordo? Perché Dio. Quindi questo è un punto assolutamente fondamentale, questa è una cosa che quando le anime desiderano entrare nella divina volontà devono passare attraverso questo passaggio. Tu non puoi dire a Dio, sì, guarda, chiedimi tutto, ma questo no. Questo no. Il discorso è già bello che è finito, perché dire questo no significa porre e mettere in Dio dei limiti e non fidarsi di chi lui è e non credere nella forza, nella potenza, nella divina volontà, non credere che la divina volontà è solo e soltanto per te e per tutti, non solo il tuo bene, ma il tuo solo bene. Provate un attimo a pensare, se non ci riusciamo ancora tutti quanti, mi ci metto dentro pure io a credere al 100%, provate un attimo a pensare, se uno credesse al 100%, queste cose, come camperebbe? Io cito sempre un salmo, dice Signore, noi non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare. Che succede? Adesso arrivano le altre terre, l'altro giorno hanno trovato un cratere, un vulcano, dove al centro Italia, dice, questo può avere iniziato un terremoto. Ora arriva il terremoto. E fallo arrivare questo terremoto, se arriva il terremoto ci cioè, se andiamo dentro le baracche, che dobbiamo fare? Capite? Salmo dice, noi non temiamo se trema la terra. Dice, tu parli bene, te lo devi vedere la terra che ti trema tutti i piedi. Non lo metto in dubbio, d'accordo? Certamente poi bisogna, cioè io sono consapevole. Tante volte prima che morissero i miei genitori, non dicevo da solo, non facevo la predica da solo, dico, tu predichi tanto al prossimo, o voglio vedere quando vedi tu madre, tuo padre dentro orizzontali, come reagisci. Cioè, sono consapevole, grazie a Dio, dalla meno peggio del previsto, tutto sommato, andava abbastanza bene. Perché sennò sono tutte tante chiacchiere, cioè, certo che siamo deboli e quindi potremmo anche reagire malamente, potremmo fare una pessima figura, lo sappiamo e chiediamo sempre al Signore che ci tenga la mano sulla testa, però dobbiamo anche provarci a entrare un attimo in tante cose, se no veramente facciamo chiacchiere su chiacchiere su chiacchiere che non incidono nella nostra vita, non incidono nella nostra esistenza, no? Fatta questa premessa, torniamo all'inizio. Se voi ci avete fatto caso, per due volte la Madonna all'inizio della meditazione ha parlato di segreti. Io voglio affidarti i miei segreti e narrarti la storia di ciò che però la divina volontà in me. Sta attento che questi segreti finora non sono stati rivelati a nessuno, perché non era ancora suonata. Questi passaggi, più ovviamente entra in causa la fede, che su questo è proprio totalmente libera, d'accordo? Perché non essendo Luisa ancora canonizzata, non essendo di tutti quanti i suoi scritti ancora, c'è un imprimato di Annibale di Francia per essere il padre Annibale di Schia Santo, per essere pubblicati, ma non essendo ancora, e comunque anche qualora fossero approvati, un giorno saranno sempre rivelazioni private. Rivelazione privata, sapete, che non chiama in causa la nostra fede divina e cattolica, cioè tu sei tranquillamente libero di dire bello, per carità, però io non ci vedo, non succede niente, non succede, d'accordo? Non si tratta di paradiso, di inferno con queste cose, però questo è un dato di fatto, cioè in questo contesto, e sappiamo che Luisa racconta che questi scritti non sono stati da lei, come dire, elaborati sulla base di esperienze reali, come tutti i 36 volumi del libro di cielo, questi sono stati dettati dalla Madonna, questo è come quelle racconte. Chiaro che
alto atto di fede da parte, credo che la Chiesa di Cristo sono l'ipsissima verba di Maria Santissima, oppure noti con i Romani, le stesse parole. Io personalmente mi sento altamente portato a crederci, perché tante cose che ho imparato qui io non le avevo sentite mai. Gesù lo dice negli scritti, no? Dice, della mia volontà sono 2000 anni che se ne parla, cioè non è una novità parlare della divina volontà, ma in questa forma, con questa chiarezza, con questa precisione, in questo stile e con questa ampiezza, Gesù dice, allora, leggi tutti i libri dei santi, leggi tutti i scritti, fai tutto quello che ti pare e vedi se trovi qualche cosa di così puntuale, profondo, approfondito, completo, dettagliato come quello che io ti ho manifestato nel corso di questi anni. Non c'è. Quindi c'è e non c'è. Quindi qualcosa che già c'era, ma che è stata ampiamente sviluppata in una prospettiva davvero particolare. In che senso? Che succede con questi segreti a chi ci crede e li vive? Dio vuole elargire alle creature grazie sorprendenti, attenzione, che in tutta la storia del mondo non ha concesso. Capito? Cioè, altrove dice grazie per tutto peculiari e straordinari che sono riservati a quelli che a questo ci credono e cominciano a viverlo, che non basta neanche crederlo, vivono veramente. Vuole far conoscere le origini del fiat divino, quello che può operare nella creatura, attenzione, se si lascia dominare, dominare volontariamente, liberamente, come dire, consapevolmente, corrispondentemente, quindi rispondendo, cooperando con la divina volontà che le si manifesta, che le fa conoscere quello che vuole, cercandola, approfondendola, eccetera. Ed è per questo che mette me in vista di tutti come modello, perché la Madonna, dopo la Eva, è stata la prima a rivivere questo. E mentre i nostri progenitori hanno fallito, lei non ha fallito. La provo a vedere un mese prossimo, ma insomma, sappiamo tutti quanti che anche la frase della Madonna dice ti aspetto domani, fatti conoscere la risposta. La Madonna ogni tanto fa le frasi retoriche, è una frase completamente offensiva, diciamo scontata, insomma, quindi non c'è che una sola risposta che poteva dare la Madonna, e anche perché noi sappiamo l'esito, insomma, di tutta la sua vita, quindi la sappiamo già, no? Impressionante, l'altro punto, io restai, dice, non appena concepita mi si infesta la divinità, cioè questa cosa è una cosa abbastanza sconvolgente anche per me, cioè, e per questo che sono così tanto preso e innamorato della Madonna, perché cioè, la Madonna ha fatto girare la testa al nostro Signore, alla Santissima Trinità. Io alcune cose che dicono alcuni santi mariani che ne sparano veramente grosse, cioè che accentrano nella figura della Madonna, io non sono consapevole che se qualcuno sente queste cose potrebbe anche dire sono esagerazioni o non crederci. Uno dice, Dio non ha sterminato la razza umana dopo Adamo ed Eva, perché se l'avesse sterminata, Maria rimaneva soltanto nella sua testa e non era reale, concreta. Quante cose brutte succedono all'Eucaristia, da 2000 anni a questa parte? Ma Gesù non ha portato niente, ha portato l'Eucaristia, certo, ma perché voleva dare un dono alla Madonna per tutto il tempo che rimaneva sulla terra fino alla sua assunzione, per non lasciarla da sola. E per avere questa forma di tutto il mio differenza, anzitutto per quello non porta niente tutti i sacrilegi, gli oltraggi, gli scudi che ne vanno, le messe nere, non dico che fanno le vostre cose, non fa niente. Purché si realizza che si sopporta qualunque sua forma di male. E guardate che anche la passione di Gesù diceva, ma la Madonna non ci ha avuto bisogno della passione. No, no, non è vero, la Madonna ci ha avuto bisogno della passione di Gesù, non come noi. Madonna insieme alla Chiesa è stata salvata prima, quindi per avere il miracolo di essere concepita senza peccato originale c'è dovuto essere un intervento della grazia santificata, altrimenti la Madonna avrebbe fatto la fine di tutti noi. Quindi la Madonna non è fuori della salvezza operata da Gesù, la Madonna è più dentro di noi della salvezza in un modo più sublime.
me è più eccellente, insegna la Chiesa, ma nel Magnificat lei stessa dice: il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Ricordo il mio professore di Mariologia, che quando diceva qualcuno: la Madonna è stata salvata, diceva: no, Madonna è immacolata, niente salvata. Dice: ah, tu non dici Vespri, non dici il Magnificat. Dove andare? Mia magnifica Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Che la Madonna dice bugie, cioè senza peccato che dice bugie, o parla per, se dice mio Salvatore, è Dio mio Salvatore, e certamente non come noi, la Madonna è stata preservata per grazia. Quindi anche tutta la passione che Gesù ha affrontato, in un certo e tutto peculiare aspetto, molto peculiare certamente, era una donna, per impedire ella fosse contagiata dalla colpa d'origine. Possiamo pensare a questa cosa qui senza essere eretici, no? Anche se in senso stretto, certamente la passione è stata sofferta per i peccati commessi, per distruggere il male fatto, quindi certamente è una forma del tutto peculiare, però nel senso che Dio ha fatto le più grandi opere concentrato su questa singolare creatura, di quello che lei come un unico è stato capace di vivere. Io non credo che ci saranno mai altri uomini come la Madonna in tutto quanto, non solo il mondo ma anche l'universo, perché nessuno, cioè a meno che il nostro Signore non ne faccia un'altra dove la rimette nella stessa condizione di Adamo ed Eva, non ce la facciamo. E quindi questo è veramente qualcosa di grosso. Io non conobbi che cosa fosse separazione col mio creatore. La Madonna non sa cosa significa, cioè per lei non esiste per vivere un solo istante senza fusione con Dio, non sa neanche che cosa sia. Lo ignora l'esperienza proprio, certamente Dio dovrà conoscere un'esperienza di intelligenza perché possa capire la nostra situazione, ma per lei è tutto quello che dice: che è sta roba? Peccato, che è questa roba? Cioè, non c'è proprio, vedete? E mi sentivo nei domini divini, questo è ancora più impressionante, come padrone. Nei domini divini come padrone. Non perché faceva la padrona, ma perché il nostro Signore la faceva sentire così, vedete? Cioè, come una signora nel suo mondo, nel suo regno. Tanta roba. L'ultima cosa su cui riflettere un po', meditare un po', è appunto questo valore della prova. Perché molti non comprendono, gli angeli hanno avuto una prova, alcuni l'hanno superata e altri l'hanno fallito. I nostri genitori hanno avuto una prova, hanno fallito. Solo che mentre gli angeli l'hanno avuto contestualmente tutti insieme, e quindi Lucifero e gli amici suoi si sono messi da una parte, San Michele e gli amici suoi si sono messi dall'altra subito, per gli uomini è stata questa la prova dei nostri genitori, che è nata male e ci ha tratto tutti quanti dentro la rovina. La seconda prova l'ha affrontata la Madonna, è andata bene. E quindi, come dire, ha instaurato, diciamo così, il filone dei figli del regno, come chiamano Gesù nel Vangelo, i figli del marito, i figli del regno, quindi quelli che superano la prova, quello che non superano. Ma se la gente dice: ma se Dio sa che alcuni non supereranno la prova, ma che la va a fare? Ecco, la risposta c'è, che la va a fare, perché lì non è che non c'è, ci è arrivato già San Tommaso d'Aquino a suo tempo. Cioè, il problema è questo. La nostra libertà, la libertà di una creatura, la libertà, guardate, è ciò che fa più di tutti la somiglianza con Dio, dicono gli esercizi. Perché Dio è l'essere libero per antonomasia, solo che a differenza di noi, la sua libertà è usata sempre e solo, non soltanto per il bene, ma per la perfezione assoluta di tutto quello che fa. Noi non siamo così, perché noi non siamo così, noi siamo enti creati, ma siamo realmente liberi, anche gli angeli sono realmente liberi. Allora, perché questa libertà sia reale e non fittizia, ci deve essere la possibilità di fare altro da quello che... Per forza, ci deve essere. E
si capisce anche che è una cosa molto, 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 molto reale, non è una cosa se non ci fosse, chi è che non c'è la libertà? Chi è che ha fatto brutta figura sul pianeta Terra? Solo gli uomini. Gli animali non hanno mica fatto brutta figura, le piante non hanno fatto brutta figura. Le piante sono tuttora obbedientissime alla divina volontà. Sappiamo tutto quello che Luisa, Gesù ha insegnato a Luisa con la creazione, contemplare la divina volontà nella creazione, il giro del fiat creante. Cioè, la creazione fa tutto quello che Dio vuole, ma perché non può fare altro? È programmata, è come un computer. Voi sapete, i computer non sono intelligenti, i computer sono stupidi, È intelligente chi li fa i computer, ma i computer sono macchine ripetitive, funzionano, non hanno una capacità deliberativa propria, sei tu che li fai funzionare, perché chi li ha fatti in un modo tale che chi li sa far funzionare, li sa far funzionare, capite? Così la creazione non intelligente fa quello che Dio vuole, perché non è intelligente, perché è costretta a fare quello che Dio vuole. Ma domanda, una pianta, una volta che è morta, che vede Dio, può godere della visione beatifica? No. C'ha una gioia, chiamiamola così, la pianta, che non la possiamo conoscere, che è proporzionale al suo grado di essere. Perché sarà contenta quando beve un po' di acqua dalle radici, non so, c'è un'entrata tra la voce, quando via un po' di sole sulle foglie, boh. Io mi ricordo il cangurino che c'avevo, io ero tutto contento quando c'avevo altro pallone in bocca, quando vedeva il guinzaglio che sapeva che se ne uscì, quando gli portavo da mangiare, queste erano le gioie del cangurino. E quelle si è tenute, solo che quando è morto, alla fine sono tutto medio di terra, la rimane. Capite? Allora, siccome, cioè, se Dio sceglie di autocomunicarsi, di far godere di sé a qualche creatura, deve farla per forza simile a sé. Intelligente, capace, e se è intelligente libera, forza, e se è libera non può essere programmata come una macchina, perché non sarebbe più libera, non so, cioè nella nostra capoccia, purtroppo sono poco composti questi ragionamenti, ma sono di fissa un attimo abbastanza chiaro. Allora, se vuoi essere capace di Dio, di potere di Lui, devi essere per forza libero, per forza. Se non lo fossi, avresti in grado di essere una pianta, come un animale, che ti godi, come dei piccoli piaceri proporzionati al tuo grado di essere per il tempo della tua esistenza. I cani campano 15 anni, i cavalli campano 30 anni, le tartarughe mi sa che campano un po' di più, certe sequoie degli stati di campano 300 anni, 400 anni, a Getsemani ci stanno ancora qualche olivo dei tempi di Gesù, 2000 anni, ma tanto moriranno, cesseranno di essere sicuramente risultati. E poi è finito. Quindi una creatura libera per forza deve essere provata, per forza, perché deve decidere da che parte sta, per forza. E proprio perché stare dalla parte del Signore deve essere una cosa volontaria, dove tu realmente puoi fare altro, non ipoteticamente, tanto potrei farlo, ma tanto non lo farò mai perché il Signore mi preserva e mi costringe. No, no. E questo vale tutti i giorni della nostra vita, tutti i giorni della nostra vita. E va rinnovato continuamente. Ecco perché qui, e anche nel nostro, come dire, rapporto personale, si gioca tutto. Io ho imparato molte cose in questi anni di sacerdozio, e la cosa più importante che deve fare, a mio avviso, oggi, con la percezione che ho del sacerdote, è insegnare alle persone ad usare davanti a Gesù bene la propria libertà, perché sei tu e lui. Vedete quanta gente nel medico. Allora che devo fare? Questa è la domanda che non si deve fare mai a un altro essere umano. La domanda che eventualmente lo facciamo al nostro Signore, non un essere umano. Perché quello che devi fare tu non lo sa un essere umano, lo sa il Signore, lo sa. E quello che devi fare tu, lo devi capire tu, se lo vuoi realmente capire davanti a Lui, pregandoci un po'. Poi eventualmente ti confronti, chiedi un parere, chiedi un consiglio, capito? Ma sei tu che devi decidere quello che vuoi fare con la tua vita, quello che vuoi fare con il tuo tempo, quello che vuoi fare con i tuoi soldi, con quello che ti pare, davanti a Dio. E se vuoi fare quello che ti pare, frulla per la testa a te, o se vuoi fare quello che vuole Lui, lo devi fare tu questa cosa qui.
Ecco perché negli scritti di Luisa si legge che il regno della divina volontà è tutto interiore, plasma l'interiorità della persona, perché ti mette te nei confronti di Dio, perché sei tu che vivi la, sei tu che il giorno vorrai morire, sei tu che il giorno vedrai davanti al nostro Signore, lo chiede a te quello che ci hai fatto della vita tua, invece a me mi chiede quello che ho fatto della vita mia, capito? Saremo noi a rivedere davanti a Dio tutta quanta la nostra esistenza, le nostre libere scelte, le grazie che abbiamo sprecato, quelle che abbiamo ben utilizzato, le conseguenze che sono venute da queste cose, capite? È nostro. E noi non possiamo né, come fanno la stragrande maggioranza, cosa fanno la stragrande maggioranza degli uomini? Vivono una vita, Vasco Rossi diceva, vivere sopra o vivere fuori nelle sue canzoni. Cioè, quello non sa quello che dice, ma dice il vero, dice. Cioè, sono mai entrati dentro di sé e a dire, la voglio prendere o no, mamma mia, cioè voglio trascinarmi, voglio vivere in balia di quello che succede ogni giorno, di quello che mi frulla per la testa, di quello che mi va, di quello che non mi va, di quello che mi piace, di quello che non mi piace, di quello che mi sento, di quello che non mi sento, oppure voglio prendere in mano la mia esistenza e darmi una direzione, confrontarmi, farmi delle domande, chiedermi tante cose, orientarmi. Questo è fondamentale, questo. Una delle cose molto belle che succede nel mondo della divina volontà è proprio questo qui, cioè che tu sei sollecitato a confrontarti con questo mondo e dire la volontà di Dio, se volesse, si imporrebbe in maniera assoluta e irresistibile a tutti e a tutti, capito? Nessuno può fronteggiare la volontà di Dio, nessuno può resistere a lui, questo dobbiamo metterci bene in testa. Il demonio va tanto il pazzo che la dasso, ma non ce lo dice che se il nostro Signore fa, si mette subito con la tra le gambe e scappa. Non ce lo dice, ma è così. I Vangeli ce lo dimostrano, quando Gesù andava davanti al demoniato, diceva, via. Bastava una tua parola, taci e esci da questo. Fine, finito. Finito. Capite? Quindi la volontà di Dio non si impone, che non vuole imporsi quando non è necessario. Ho detto, se si mette in testa una cosa, nostro Signore, non lo ferma nessuno. E se una cosa ha deciso no, pensate all'esperienza di San Giovanni Evangelista, no? San Giovanni Evangelista ci hanno provato una volta a fare un singolo, ma se voi leggete il martirologio, alcuni martiri sono stati fatti secchi e atrocemente altri no. L'hanno martirizzati, ma sono usciti illesi da torture, da cose terribili, no? Perché mo riandremo a Bolzano, la prima volta ci andiamo con il Signore da Santa Cristina. Santa Cristina, il padre che era il prefetto, l'ha buttata al fiume con una macina, la pulita legata al collo, la macina è emersa e lei si è messa con i piedi sopra la macina e si è ritornata a casa. Al padre quando l'ha visto gli è preso l'infarto, è morto sul colpo, è storia questa qui, capito? Poi gli erano fatti tutti i colori, i frecci, i tagli del mammello eccetera, e poverina l'hanno ammazzato, ma intanto da quello il nostro Signore l'ha tirata fuori, capito? Ecco perché veramente stiamo assolutamente tranquilli dinanzi a questo mondo. Noi siamo, la prova è questo. E anche le tante prove che il Signore ci manda nella nostra esistenza sono tante occasioni per dire che vogliamo qua, che scegli tu, come reagisci, da che parte stai, ti fidi di me o no? È successo un guaio, no, non è successo nessun guaio, è successo un'altra delle tante cose a cui per quanto si può affronteremo e per quanto non si può la rimettiamo nelle mani del Signore. Punto e basta. Ora, quanti sono i figli di Adamo che riescono a fare questo? Ma quanti sono anche quelli che ne prendono una certa, come dire, percezione, chiarezza, no? Io non li conosco tanti, ecco. Mi ricordo, concludo, un pensiero di un santo uomo, un santo maestro di spirito, che diceva queste grazie sono accessibili a pochi, anzi a pochissimi. Tu cerca di essere tra questi pochissimi. Io penso che sarà veramente beato chi prende sul serio queste cose e fare in modo come può di metterle in pratica e di viverle.
Mamma Santa, conosco la mia debolezza, ma la tua bontà materna mi infonde tale fiducia che tutto spero da te e con te mi sento sicura. Anzi, metto nelle tue mani materne le stesse prove che il Dio disporrà di me, affinché tu mi dia tutte quelle grazie per fare che non mandi a sfascio i disegni divini. Mamma Celeste, prendimi fra le tue braccia e scrivi nel mio cuore Fiat, Fiat, Fiat.